Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Starmancer, un gioco che è uscito da pochissimo su Steam, costa 16,79 € ed è un gioco che aspettavo da tanto tempo. In realtà, purtroppo, il gioco ha qualche recensione negativa di troppo, probabilmente dovuta a qualche crash. Lo andiamo a provare così, proprio a digiuno. Ho già dato un'occhiata un pochino a quello che ha da offrire, non è proprio facilissimo. E chi saremo noi? Noi saremo questa interfaccia, questa IA, e adesso vado a sceglierla magari di un colore un po' distinguibile, così mi sembra carina in modo che la posso distinguere. E la Indie Station è il nome della stazione e noi saremo delle IA che al momento, adesso vi salto la parte iniziale dato che l'ho già letta, siamo stati separati praticamente dalla flotta e non sappiamo che cosa è successo. Dobbiamo mandare un segnale di soccorso. Segnale di soccorso che saremo noi a mandare, però grazie all'aiuto di coloni. Ci sono queste camere di incubazione in cui vengono generati dapprima droni, quindi sono persone senzienti, però degli androidi, in pratica dei droni. Possiamo andare a sbloccarli e vedete che ne abbiamo alcuni che ci costano un tot di materiale genetico, DNA, frammenti di DNA. Alcune hanno delle peculiarità positive e negative e all'inizio, finché non ne abbiamo almeno tre, la rigenerazione è gratuita. Ovviamente più sono in gamba, più costano. Questa ha la pelle blu, no, io refresh. Più sono bravi, più ci costano materiale. Questo qua vedete non costa niente perché ha solo tratti negativi. Ama cucinare, odia tutto il resto. Quindi prendiamo qualcosa di un po' di equilibrato. Questo qui a nessuno piace, sto tizio. Però gli piace tutto, io lo prenderei, dai. O questo. Questo è fragile. Gli piacciono le workbench. Oh, odia cucinare, dai, gli faccio questo. Ok, una volta che l'abbiamo sbloccato lo dobbiamo generare, lo dobbiamo crescere. Quindi lo selezioniamo e lui viene fatto crescere. Quindi praticamente l'incubatrice si chiude. Vedete qua bello che si può ruotare la visuale. Quindi la grafica è molto pixelosa, molto cartunesca, ma pixelosa. Ma è ruotabile, molto, molto interessante. Abbiamo il 21%, acceleriamo. Una volta che poi arriviamo al massimo, possiamo togliere dall'incubatrice il nostro drone che è pronto per essere arvestato, raccolto, se no vengo cazziato. E ora dice che vabbè, lui si comporta in modo strano e dobbiamo dare l'ordine a lui. Noi in pratica siamo dell'intelligenza artificiale, quindi probabilmente tramite qualche menu o qualche controllo neurale diciamo loro cosa fare. Quindi clicchiamo sugli ordini e poi clichiamo qua. E qua gli diciamo attiva il beacon SOS in modo da poter chiedere aiuto alla flotta. Ok, lanciamo il beacon che va e fa il suo dovere. Abbiamo ricevuto una trasmissione dove in pratica questi tizi qui dicono: ma possiamo aiutarvi se ci date delle merci? Vi mandiamo un indirizzo, diciamo una location, delle coordinate per una zona dove voi ci date merci e noi vi diamo Ziffer, che sono delle materie programmabili per creare cose. E l'intelligenza artificiale ci fa ragionare, ci dice, ma non sappiamo se fidarci o meno. Comunque, ora apriamo la star map e andiamo a minare qualcosa. Quindi dobbiamo andare a minare ore. Dobbiamo vedere dove non. Vedete che ogni cosa ci chiede qualcosa. Qui, ad esempio, dice sul primo pianeta qui, il rischio di infezione è molto alto. Ci serve i thruster potenziati. In questo caso, in questo pianeta ci serve la mining drill, quindi la trivella. E dobbiamo prendere qualcosa che ci dia soltanto ore. E quindi vediamo, ore 32, sì, vedete che qua dava qualcos'altro, tipo possibilità di raccogliere con un mining più elevato un PDA degli scrap. No, ci servono delle ore, quindi selezioniamo questo e facciamo mine. A questo punto, in teoria, il nostro colono, che adesso è preso a fare il suo bel lavoro di spacchettare tutto, si interrompe e va a fare la missione. La cosa interessante è appunto che è possibile, cliccando su di lui, vedere il suo stato, la sua salute, quanto in bagno, insomma, il sonno, la fame.
il rumore che fa, l'ossigeno, la temperatura, la bellezza. I droni non sono in grado però di riconoscere la bellezza e anche a livello di skill sono piuttosto limitati. Infatti mi sa che arrivano solo fino qua, questa tipologia di organismo. Abbiamo le varie abilità che possono apprendere, abbiamo l'inventario e abbiamo questo che non, è una descrizione miscellanea di quello che fanno. Ora lui si è messo la tuta, ha preso l'Airlock e sta andando in missione dove prenderà questa nave e andrà a minare le nostre ore. Ora acceleriamo, vedete che ha preso la nave e va. 5 ore di tempo, andremo a raccogliere delle ore e poi vedremo che cosa potremo fare. È un gioco che si presta molto magari anche a una live, quindi spero di... Spero che mi facciate sapere qualcosa se magari vi va di vederlo. 3 ore, 2 ore. Dai, 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 che ce la facciamo, dai, che ce la facciamo. Ok, ci dice che gli asteroidi minati ci danno metallo, le ore, nella ora alla fine ridiventa metallo. Ok. Vediamo ora il tutorial cosa ci porterà a fare. Intanto stiamo atterrando. Al momento io credo che però all'interno della nave ci sia ancora tutto il metallo, quindi dobbiamo capire adesso che cosa fare. Abbiamo le ore, ma dobbiamo raffinarle in metallo con l'ore raffinery. Molti dei tuoi schemi degli edifici sono stati danneggiati durante il crash. Penso che possiamo recuperare i file, ma ci occorrerà tempo. Ci occorrerà tempo. Possiamo dare un incarico a un colono di riparare manualmente i file corrotti. Piazza una stazione di ricerca e sblocca la ore raffinery. Quindi, in sintesi, noi conosceremo già tutto, ma abbiamo danneggiato tutto, quindi va bene. Station Research. Lo andiamo a piazzare, la mettiamo in una zona qui. Vediamo un attimo. Quode per ruotare, bella anche la rotazione così graduata. Allora, non so dove metterla, onestamente, perché non me la fa mettere qui. Beh, dai, qua la mettiamo. E ora dovrebbe andare a costruirsela, building something. Quindi, lui prende, va, se la costruisce. Ricorda molto Space Haven come gioco. E ricerchiamo Open the Tech Tree. Di cose ce ne sono, è da calcolare che comunque è un gioco in early, quindi diventa un po' però voglia, ce n'è di roba, mannaggia. Allora, dobbiamo fare non i crops, dobbiamo fare la refinery, small battery, wall light, employment, science, toilet, no, wall vent, mill furniture, no, wood furniture, dov'è che è? Mannaggia, cosa dobbiamo fare? Lo smelter o refinery, quindi dobbiamo cercare la basic power e questo, perfetto, done. E lui inizierà a ricercare, credo. Power è richiesta per sbloccare la refinery. Ok, e quindi sblocca power. Sì, che è quello che stiamo facendo tecnicamente. Sì, infatti. E quindi io posso dare un incarico a lui e dirgli di andare qui, sì, e fai ricerca. Molla quello che stai facendo, che se clicchiamo vedete possiamo vedere la condizione ossigeno, la temperatura, se è stabile o meno. In questo caso abbiamo selezionato la stanza, non l'oggetto. L'abbiamo ricercato, infatti sta tornando a fare il suo. Comunque mi sa che all'interno della nave abbiamo ancora... Sì, infatti vedete le ore. Dovremmo dare l'ordine a lui di portarle all'interno, ma lasciamole lì che magari domani ci servono. Quindi abbiamo ricercato quello e ora dobbiamo ricercare refinery. Quindi ora refinery, done. Prendo lui, gli dico vai e ricerca. Bene, vai. Sta andando tutto secondo i piani. Lui ricerca, sta riparando i file corrotti dall'incidente che ci ha scaraventato lontano dalla nostra flotta. Noi da buona intelligenza artificiale ce ne stiamo all'interno del nostro esoscheletro, del nostro processore, non lo so, e intanto gli altri agiscono per noi. Credo che in futuro avremo il modo anche di controllare delle cose, dei droidi che potremmo scegliere noi dove muovere, però non lo so, ipotizzo, perché è un gioco in early e mi sembra di aver capito questo. Però è una differenza, cioè un pochino diverso, ci sono delle differenze rispetto ad altri giochi. Ovviamente dobbiamo assicurarci che ci siano dei cibi, qua ci sono degli Happy Meal, quindi... Allora, vediamo un attimo.
Intanto finiamo la ricerca e poi andiamo a costruire questo refiner. Ok. Refinery convert ore into metal. Ok, possiamo costruirla. Vedete che qua abbiamo la suddivisione tutta. Poi c'è Dev. Dev che ha l'armadio delle armi, lo scanner della sicurezza, la fontanella dove possiamo bere, cosmetics. No, dai, andiamo a prendere Build Room Wall, no? Small Battery, Treadmill, no? Dove cavolo è la refinery? Ok, è bella grande però, mannaggia a te. E dove la mettiamo? La mettiamo qua? Per forza. Per forza. Dai, vai, costruisci. Abbastanza velocemente, sì, in effetti dovremmo andare a velocità normale, però abbiamo esigenze di video. Manca la corrente, ma guarda un po'. No power. E qua? E qua come funziona? Non ci dice. Unpower object. Wall light. No, small battery wire. Quindi dobbiamo connettere questa al core. Ok. Ma come funziona? Scusate, ma devo scoprirlo. Cioè, in pratica, vabbè, accelera il tempo, va. Ah, ok, così. E lo facciamo comunicare con con questo, immagino, no? Vediamo se la mia teoria è giusta perché non. Ok, cliccando sopra vediamo dove sono costruiti effettivamente i blocchi di energia. Ma non so se effettivamente sia qui l'energia, ma al momento energia non ce n'è. Quindi vediamo se riusciamo a concludere la linea. Adesso dovrebbe a breve collegarla. Ok. Ma energia non ce n'è. E quindi? No, ma ci dice che non è potenziato. Vabbè. Possiamo produrre? No power. No, dobbiamo mettere una batteria allora. Costruiamo una batteria. Small battery, la mettiamo qui. Devo dire, la mettiamo qui. Vediamo. Ah, è diventato l'arbore a livello 3. Intanto sta salendo di livello. Al momento non voglio prendere un altro colono perché non voglio poi finire il cibo. Quindi niente. Acceleriamo, vediamo se questa batteria qui. Dovremmo mettere anche un generatore a sto punto. Cioè, ora refiner, treadmill. Ah, sì, questo qua è fatto sullo stile di di oxygen not included. Ok, mettilo, dai. Infatti stiamo generando energia elettrica. E stiamo producendo metallo, no power. Ok, corri. Produzione metallo. Sì, gli dico di produrre. Ok, ha tagliato messaggio. Scavenger ci hanno dato le schematiche per un trading pod. Ok. E i nostri coloni possono convertire gli item in alta qualità. Le ore possono convertire in metallo, per esempio. Ok, piazza un trading pod e marca qualcuno per
commercio, trading pod, vendi i tuoi item al più alto offerente nello star system. Le vendite automaticamente avvengono una volta stoccate o poi manualmente, non so come fare, ma deve essere piazzato all'esterno. Ok, quindi c'è ancora un messaggio. Abbiamo abbastanza materiale per riparare il warp drive. Ordina anche remember di piazzare il metallo nell'analyzer. I nostri nanobot faranno la riparazione. Ah, ok. Dov'è l'analyzer? È qua? Cioè, ce lo dice cos'è? Ah, l'analyzer, ok. Quindi, cos'è questo? Power leech. Dove sta andando? Ah, sta prendendo metallo, ok. Che cacchio è questo? Scusate, adesso io prendo questo e gli clicco sopra. Fight. Vai. Ok, abbiamo Power Leech. Ah, un succhiatore di potenza. Ok. Vai lì e ritorna to source. Vai, vediamo se riusciamo a farlo. No, no, non mi dire che ho fatto l'irreparabile. No, ho fatto una cazzata. L'ho distrutto. L'ho disassemblato. Che pirla che sono. Ma carina sta cosa che comunque si gestisce tutto, anche l'energia e tutto. Quindi place metal in the analyzer. Ah, ordina al colono di prendere il metallo automaticamente. Ok, quindi dov'è il metallo? Vabbè, build trading pod. Dove sarà il trading pod? Trading pod, eccolo qua. Va messo all'esterno, dice, quindi lo possiamo mettere qua. Ok. No, 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 nulla, 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 nulla. Stacca, stacca, stacca. No, perché lo sto piazzando. Mi sa che non passa più nessuno da lì dopo. Trading. Ok, qua. Mettilo lì. Ok. Appena salta fuori sto qua. Ready for harvest, vai. Ok. Vai. Free time. Cioè, inizia già in pausa. Allora, devo dargli un ordine, quindi prendi prendi item. Ma dov'è il metallo? Mannaggia. In free time, vuoi fare tempo libero. Ah, adesso sta correndo. Sì, vorrei tanto sapere dov'è il metallo. Allora, ascolta, vieni qua. Non build. Tu vai e costruisci sto coso qua, per favore. Build, vai. Poi devo capire il modo, sicuramente ci sarà da qualche parte una zona. L'ha costruito, sì. Okay. Quindi praticamente noi qua possiamo andare a scegliere gli item vendibili, acqua, cibo, e quindi poi andiamo a commerciare. Mentre invece ripariamo il warp drive, produciamo... Ah, eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì. Quindi tu vai, prendi questo... Take item, metal, ok, e poi vai a metterlo qui, place item, metal, vai. Ok, activate warp drive, order connect to activate the warp drive. Ok, quindi a questo punto noi possiamo scegliere di mettere degli item in vendita. Lì, lui sta continuando ad andare a prendere il metallo che abbiamo scavato, come ho detto. Io posso dirgli di andare, prendi il metallo. Vai, prendi il metallo. E poi gli dico di andare qui
e mette in vendita il metallo. Vediamo un po'. Va e vende il metallo. Tecnicamente dovremmo vedere del metallo in vendita. No, l'ha venduto, ma non so se... Vabbè. Comunque, facciamo l'ultima cosa adesso, giusto così. Clicchiamo qui, Engage Web Drive. Così vediamo un pochino come funziona il discorso del viaggio. E non mi fai viaggiare. Ah, no, non si può. Vabbè. Scusa, fermati. No, non si può. Ah, si sta caricando, immagino. Place an item for sale. Vai, vendile ora. Sì, ma credo che non sia così legnosa come cosa. Possiamo selezionare vendibile, cibo, ingegnere, eccolo qua. Vendi 300, dobbiamo farne 10.000, quindi vendi. No, keep, no, vendi. Vendi il fuel, no. Munizioni cinetiche, vendi. I medikit, non vende. Tieni il cibo, tieni il cibo. Sta tenendo tutto tranne il carburante. Dai, 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 gli facciamo vendere un po' di roba adesso, via. Dobbiamo iniziare a guadagnare. Infatti qua continua a portare roba. Low power. Dovremmo fare due batterie perché non ci stiamo. Non capisco perché non vende. Restock priority. Pending data 3. Ah, ok. Dobbiamo portare... Ok. Waiting for more item. Sì, no, adesso gli sta portando roba da vendere. Ok, dovremmo farcela, credo. Forse. Tanto sta mangiando. Ma qua non si fattura niente. Ah, c'è una comunicazione. Stiamo tornando nel precedente sistema. Non lasciare nessuno fuori durante il salto. Ok, saltiamo. Boom. E siamo saltati in un nuovo sistema, quindi sempre con la nostra nave, un po' anche qui alla Star Haven, a Space Haven, scusate. E siamo in una nuova zona. Non c'è segno della flotta. Che cos'è questo rumore? È un segnale di soccorso, anche qui. Mayday, Mayday, la nostra stazione è stata assaltata da un'infestazione. C'è qualcuno? Per favore, rispondete, questa persona è in pericolo. Dobbiamo aiutare. Forse loro sanno che cosa è successo alla flotta. Contattali ora. Grazie alle stelle. Qualcuno ha risposto. Una flotta? Non sono sicura di che, in che sistema i nostri scanner. Vabbè. Quindi, OpenStar send crew to rescue Dawn. Ok, quindi. Possiamo aprire la star map e andare a salvare lei. Contact, harvest, contact. Ok, seleziono. Abbiamo una missione da fare. Create mission, via. Voglio vedere come funziona sta cosa. Ok. Ah, ok, è andato. Ritornerà in 5 ore. Ok, è andato il trading pot, quindi ha guadagnato 3.900. E quindi lui continuerà da solo e quello andrà via e si venderà la roba. Intanto il nostro socio è andato in missione, quindi non abbiamo modo di vedere dov'è. Volevo capire se dovevo controllarlo io o meno. E se la gioca tanto con Space Haven questo, eh? Space Haven è più di azione perché si controlla manualmente, questo è più un gestionale. Però figo. Allora, Katie Peralta è aumentata in botanica. Il colono è stato infettato durante la missione. Intanto, qua è tornato. È tornato pure lui. Ce l'hai fatta o no? C'è un aggiornamento disponibile. Ah, possiamo spendere con delle cose. Aumentare il cargo, aumentare cargo capacity. Ah, ok, mining drill permette di minare. Permette di accedere alle stazioni infestate senza un ingegnere. Il modulo di abbordaggio. Aspettiamo
Spettacolo. Ma la missione alla fine l'abbiamo fatta o no? Perché vediamo. Dove ci hai mandato? Il posto era pieno di slime. Vabbè, e quindi fammi un po' vedere se abbiamo ancora la missione da fare. No, l'abbiamo fatta. Volendo si può tornare lì e si va a raccogliere delle larve, si va a raccogliere altre cose, ma vabbè. Tanto vabbè, la missione continua. The Butcher. Ma che abbiamo qui? Più carne da raccogliere. Ah, ok. Space zombie stanno raccogliendo intorno. Oh no, il nido mi ha seguito. Ah, l'abbiamo salvata. Dobbiamo uscire di qui. Ora. Stanno arrivando gli zombie. Che devo fare adesso? Stanno arrivando gli zombie. Ha ragione, non c'è modo con cui possiamo contrastare questo attacco. Possiamo analizzare i dati più tardi. Ora abbiamo bisogno di essere da qualsiasi altra parte. Quindi, activate warp drive, flee to. Ah, tu hai. Ok, allora dov'è il nostro socio? Ok, vai, per l'amor di Dio, vai. Engage warp drive. Vai, 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 veloce, corri. Ok. Speriamo di non portarci via gli zombie. Che si schiantino. Beh, in ogni caso avremmo anche lasciato il nido. Si vede qualcosa di. Ah, Celestis Center Station? Che è quella roba? Vabbè. Intanto ci sono ancora. Ah no, gli zombie sono stati distrutti. Ok. DNA fragment li abbiamo ottenuti. Per aver completato il contratto, quindi possiamo generarci altri coloni. Penso che siamo salvi per ora. Abbiamo bisogno di controllare i da dati per vedere i danni. Questo è una strana richiesta. Mister Pimpo, recuperare i tuoi dati, ma bisogna in favore. La mia sacca della carne è stata. Non ho ben capito. Comunque. Praticamente dobbiamo recuperare i rifiuti e riconvertirli in biomassa. Ok, allora ragazzi, Starmancer, nonostante le recensioni che ho visto, non mi dispiace per niente. La parola a voi, lasciate andare i like, lasciate andare i commenti perché voglio sapere se anche a voi è piaciuto come è piaciuto a me. Alla prossima e ciao ciao!